E adesso ci spostiamo a Custonaci, premio per la cultura della legalità. Quest'anno è andato a Tina Montinaro, donna eclettica e portatrice di un messaggio profondo, cioè quello di speranza, la speranza che la mafia possa essere sconfitta. Intanto complimenti per quello che fa, davvero non ci sono aggettivi per classificarlo come lavoro, un lavoro encomiabile e dir poco. Grazie, è che certe cose insomma sembrerà strano ma mi mettono in imbarazzo perché per me è naturale farlo, per me insomma questo è fare antimafia. Lei porta la testimonianza del grande Antonio, dei colleghi, di chi è perito per aver creduto e ha fatto bene nelle istituzioni, la porta questa testimonianza in giro per l'Italia. Sì, io ho avuto la grande fortuna di aver conosciuto e poi sposato Antonio Montinaro. E quell'uomo insomma mi ha insegnato tanto, continua a insegnarmi tanto. Lo devo a lui, a tutti i suoi colleghi e quindi, cioè vede, il discorso è che quando uno sposa un poliziotto, no, tutta la famiglia entra in polizia, c'è poco da fare. E quindi se qualcuno ha pensato che quel 23 maggio del 92 ha fatto tacere tutti noi, si sono sbagliati proprio alla grande, perché io continuerò sempre a portare avanti la memoria non solo di mio marito e di tutti gli altri che hanno dato la vita e voler cambiare le cose. Quindi il mio pensiero è sempre quello lì di rivolgermi ai giovani, stare in mezzo ai giovani, metterci la faccia proprio perché insomma perché noi non siamo stati bravi. Non ha voluto lasciare Palermo. Perché io sono la moglie del poliziotto, io non scappo. Le mogli dei poliziotti restano sul territorio e continuano a fare quello che facevano i propri mariti. Noi non ci dobbiamo vergognare, noi dobbiamo camminare sempre a testa alta. E quindi io non ho voluto lasciare Palermo e quindi la Sicilia. Questo premio non lo danno a chi che sia, a chi lo dedica? Lo dedico a tutti i siciliani onesti che come me tutti i giorni cercano di fare la cosa giusta.